Questa ricetta è adatta a tutti e senza uova, pochissimi ingredienti, la adorerete davvero. Prendo due carote e le sbuccio. Scusa Diana, ma il temperino una volta non si usava per le matite. Infatti puoi usarla anche per le matite giganti, per esempio le carote, ma oggi noi non la utilizziamo così. A questo punto rimuovo le estremità delle carote e poi le taglio a bastoncini. Devono essere abbastanza fini, mi raccomando. Una volta tagliate le carote, prendiamo una zucchina e facciamo la stessa cosa. Quindi taglio le estremità e poi taglio anche la zucchina a bastoncini. Una volta tagliate anche le zucchine, prendiamo una cipolla piccola e la tagliamo finemente. Ora mettiamo le verdure da parte. In una ciotola grande aggiungiamo 100 g di farina di riso e ora aggiungo 120 g di acqua. Aggiungiamo l'acqua gradualmente. Aggiungo anche un pizzico di sale. A questo punto aggiungo anche le verdure. Mescoliamo. Diana, ma che cos'è che stiamo preparando oggi? Oggi prepariamo una frittella gigante. Una frittellona. Esatto. Praticamente senza uova questa frittellona. Esatto, bravissimo. Solo farina, acqua, sale e le verdure. Eccola qui pronta. Adesso ci spostiamo ai fornelli. Ora facciamo scaldare la padella con dell'olio. Io la sto spennellando proprio per distribuire bene l'olio. E ora verso il composto all'interno. Distribuisco bene le verdure. Copriamo con il coperchio e la cuociamo in questo modo a fuoco basso, mi raccomando. Allora, io direi che è il momento di girare la nostra frittella gigante. Quindi la giriamo in questo modo e la rimettiamo in padella. Guardate che bella frittellona! Ora ricopro. E la facciamo cuocere ancora per una decina di minuti, sempre a fuoco basso, mi raccomando. Direi che ci siamo. La nostra frittellona è pronta. Prontissima, quindi andiamo a metterla su un piatto. Wow, chissà che buona che è. In realtà più che frittellona, questa è una frittatona. Ma no, frittata secondo me non ci azzecca niente, Perché come non ci stai sono le dicendo? uova, quindi non. No, no, secondo me frittata no. A questo punto prepariamo la nostra salsa golosissima. Prendiamo del burro di arachidi, un cucchiaino, lo mettiamo in una ciotolina. Ovviamente potete mangiarla anche senza salsa, eh. Assolutamente sì, ma noi vogliamo renderla ultra gustosa e golosa. Poi diluisco il burro d'arachidi con dell'acqua. Io vi consiglio di utilizzare l'acqua calda o tiepida perché siccome il burro d'arachidi contiene olio, con l'acqua calda è un po' più facile diluirlo più velocemente. Aggiungo anche 2 cucchiai di salsa di soia. Io sto usando la tamari, quella senza glutine. Poi aggiungo anche 1 cucchiaino di semi di sesamo e la nostra salsa è pronta. Adesso vi faccio vedere come la mangiamo, ma prima lasciate un mi piace al nostro video. Mi raccomando, se questa ricetta vi sta piacendo, condividete anche il video, supportateci come sempre. E se non siete ancora iscritti alla nostra sfida di 14 giorni senza glutine e senza latte, oggi è il momento perfetto per farlo. All'interno troverete menu settimanali bilanciati, ricette, consigli, lista della spesa, tante tante altre cose interessanti e bonus. Andate a dare un'occhiata, vi lasciamo il link qui sotto nei commenti. Come la mangiamo, Diana? Allora, intanto prendiamo il coltello e andiamo a ricavare i nostri pezzettini. Wow, che bello! Che meraviglia! Ma questa deve essere buonissima, Diana. Wow! Wow. Ci sei? Vai. Ah, la pucciamo proprio dentro. Esatto. Wow. Com'è, Diana? Mamma mia, ragazzi. Vedere? Ma Wow! quanto è buona! Wow! Metà testa, Diana!